Allora, Presidente, lato dolente lo dobbiamo affrontare perché poi tutti i cittadini e anche ancor più chi si trova ad avere un'attività in proprio, magari dei dipendenti, magari anche un capannone, un luogo, eccetera, le tasse, la tassazione con questa legge di stabilità non si capisce letteralmente più niente perché gli emendamenti sono oltre 3.000, non lo so quanti sono. Oltre Ci 3.000. parlano adesso da TASI, TARSI, TUC, una nuova TUC, tributo unico comunale, e l'IRPEF comunale che dovrebbe aumentare, quindi se non esce da una parte ti entra dall'altra. In questa grande confusione generale si sa solo che comunque si dovrà pagare, perché senza dubbio non è che ce la vanno a raccontare e i cittadini italiani mai stupidi non sono, se non altro perché io continuo a ripetere, l'IVA è stata aumentata, questo è un discorso certo, e se non altro perché le accise delle benzine andranno sicuramente riviste e lì a danno di tutti, a parte di chi sta molto bene, che perché più di tanto non cambierà la vita ad avere 2, 3, 5 euro in più a pieno o mezzo pieno di benzina, ma chi lavora con il mezzo proprio invece sì che ne risentirà. Quindi. Sarebbe bene sapere dove va le accise per l'Etiopia e la Somalia, per la guerra di Etiopia e Nelle di tasche di Somalia. chi? Oppure sapere dove va le accise del terremoto Dell'Irpinia. di, no, Sì, dell'Irpinia, ancora c'è della quello. Sicilia, di Messina del 1903. Perché è interessante se andiamo a vedere le accise dove vanno. O se ha fatto, ma non credo che abbia fatto il calderone. Di sicuro ci sono ancora quelle voci che teniamo in piedi con i carrozzoni perché bisogna mantenerli e quant'altro. Ma l'unica cosa certa è che al di là del cambio dei nomi è che la spesa pubblica sta ancora aumentando. È passato il governo Monti e la spesa pubblica aumenta. Sta passando il governo Letta e la spesa pubblica aumenta. Ma ricordiamoci che nei governi Berlusconi, Prodi e D'Alema, quindi dal 2000 in poi, la spesa pubblica è andata avanti a 2 milioni all'ora in più. Che uno dice, ma com'è possibile se si doveva realisticamente adesso dal governo passato Tutti fare dei tagli? avevano nel programma di governo il taglio della spesa pubblica. Ma non il taglio lineare della sanità pubblica dove No, questa serve, ma e del. qui ha ragione il governatore Zaia quando dice uniformiamo i parametri, che quello che si spende in Veneto per la sanità venga speso pro capite in tutta Italia. Magari in Veneto ha anche motivi di miglioramento e innanzi non c'è dubbio che sia così, ma rendiamoli almeno uguali a questi o quelli della Lombardia o quelli dell'Emilia-Romagna. Non può essere Certo. che ci siano variazioni così elevate. Era primo. Secondo, quando si parla di spesa pubblica, la spesa pubblica sta aumentando, ma non perché ci sono opere pubbliche In in aumento. aumento e quindi opportunità di lavoro per le imprese, perché si stanno pagando stipendi. Certo. Un attimo solo la interrompo perché forse c'è una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da dove? Battaglia per Sì, scusi, non l'avevo sentito. Prego, prego. me. Io sono pensionato, statale, negli ultimi 8-9 anni. Mi avevano fatto, quando ho fatto richiesta di pensione, di vecchiaia, mi ha fatto un credito l'INPDAP di una cifra. Però, quando sono riuscito a tirare la pensione dopo un anno di attesa. Scusi, parli vicino al telefono perché noi sentiamo malissimo. Sì, io. Abbassando il volume, parli vicino al telefono perché non riusciamo a sentire bene. Prego. Io sono pensionato in statale Sì. negli ultimi 10 anni dopo, che prima ho lavorato in un'azienda artigianale. Sì, artigianale, sì. Ecco, prima di andare a fare laboratorio scolastico, sono rimasto a casa da quasi 3-4 anni e lavoravo in nero quando mi capitava. Sì, su chiamata. Purtroppo lì mi avevano mandato i bollettini da pagare, ma non avevo la possibilità di pagarli. Mantenere la famiglia, comprare i bollettini. Certo. Quindi sono rimasto scoperto 5-6 anni. Poi Sì. ho cominciato a lavorare precario e ho 10 anni ho fatto di ruolo. Mi avevano chiesto per fare l'accoppamento dei Sì, contributi, l'adeguamento per avere la pensione, sì. esattamente, di 16.000 euro. Io ho rifiutato e sono andato in pensione con un conteggio proprietario. 660 euro mensili. Io Sì. quando faccio la denuncia direi, premetto che ho un appartamento, pago
il mutuo assieme a un di 350-160 euro in base a imposta. Sì. E tutti gli anni non c'è niente. Le 730 mi viene accorpato 300 euro di tra il comune, la regione. Sì, 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 tutte le tasse, si dica. Ecco, io credo che 160 euro pagare anche 1000 per annuali 100 euro, 6.000 euro. La sentiamo malissimo, guardi, proprio non riusciamo più a sentire la comunicazione. Forse il telefono non è il mio portale. No. Il discorso è questo, che una pensione minima così, a fare il calcio, 7.30, è la casa della banca. Certo. Il discorso è questo, secondo me mi viene trattenuto dentro la pensione, non ce la faccio neanche a fare il tutto. No, no, infatti, chiarissimo il suo messaggio, adesso abbiamo pochi minuti anche per rispondere. Sostanzialmente era un artigiano, poi è rimasto senza lavoro, non poteva versare i propri contributi perché doveva mantenere la propria famiglia e poi ha dovuto integrare, però adesso in ogni caso una pensione bassissima, nonostante ci avesse messo il suo impegno, integrato tutto quanto, però è rimasto tanti anni senza lavoro. Questo fa parte dei casi a cui facevo riferimento prima, dove qualcuno ha fatto furbetto, qualcuno è stato costretto dalle necessità. Certo. Rimane il fatto che se non hai pagato i contributi, l'INPS non può riconoscerti quello che non hai pagato. Questo è scontato. Allora, anche se lui pensava che versando questo integrativo di 16.000 rotti euro potesse, ma era un integrativo per il minimo pensionistico. Ecco, anche qua probabilmente è stato mal consigliato, perché probabilmente con una pensione integrativa anche piccola oggi avrebbe un risultato. Allora, c'è tanta anche disinformazione e ovviamente la colpa non è di chi non si informa, perché era preoccupato più a lavorare che non a verificare le opportunità che aveva. Però rimane il fatto che queste situazioni, e ce ne sono moltissime, io sento anche di chi è stato qualche volta dipendente delle imprese artigiane e mi dice: guarda qua, il datore di lavoro non mi ha pagato i 12 mesi, ma solo 7, solo 9, solo 11. Ma adesso lo vieni a dire a distanza di 20 o 30 anni. Ma quali erano gli accordi che tu hai fatto con loro a quel tempo? Infatti, cioè diventa così difficile entrare nel merito di queste questioni. Bisogna avere una grande conoscenza di quello che si sta facendo, informarsi prima di intraprendere, ecco, qualsiasi azione. Questo dovrebbe essere la regola, ma ricordiamoci anche l'altro aspetto, che arriviamo da 50 anni di crescita. E nessuno mai avrebbe pensato che saremmo arrivati a questa situazione. Neppure chi faceva i conti dello Stato, neppure la politica, che preferiva aumentare la spesa pubblica e dare reddito alle famiglie piuttosto che fare un'azione forte di rigore. Cioè, tutte scelte che sono state fatte in passato e che, ha ragione chi dice, siamo stati noi che le abbiamo votati. Siamo stati noi che li abbiamo condivisi. Poi è andato a vantaggio di Elena, o a vantaggio di Giuseppe. Questo fa parte del gioco. Certo. E comunque, per chiudere, che l'avevo interrotta, la spesa pubblica aumenta perché lo Stato continua ad avere... Continua ad aumentare la spesa pubblica. Questo è un aspetto devastante. Nonostante qualcuno dica che non è così. Ecco, detto questo, la ringraziamo Presidente, è stato qui con noi. Grazie a voi. Speriamo di averla ancora, naturalmente. Io ricordo ai telespettatori, questa sera ci vediamo con la diretta, parleremo di pensioni, avremo i sindacati presenti, ma anche parleremo di sanità, quindi fasce deboli, cosa si sta facendo con politici e forze sindacali e anche naturalmente del pubblico che ci ha scritto, che ci ha telefonato, che vuole dire la sua. Quindi ricordatevi, scriveteci, avete l'opportunità di partecipare, di essere partecipi, testimoni di una trasmissione televisiva. TV7 con voi, @triveneta.tv. Tutte le vostre domande, le vostre osservazioni, noi le guardo, apro sempre le mail e poi naturalmente quando abbiamo gli ospiti poniamo le domande che vi possono interessare. Grazie ancora, buon proseguimento e grazie al nostro ospite. E buona giornata a tutti. Grazie.